Teledurruti, questo signore che sto per raggiungere all'angolo del quartiere Miani e Mario Romersi, gloria della nobile arte, ossia della box. Ha conquistato molte cinture. Qual è stata la cintura più importante che hai conquistato? Quella da campione d'Italia. Di che pesi? Pesi medi. Che anno era, Mario? 77. Io ho l'orgoglio di averti portato in televisione a raccontare anni fa, forse sono passati anche una ventina d'anni la tua storia. Sì. La prima volta che sono stato in televisione intervistato è stata qua signora che fa Ballando con le Stelle. Mili Carlucci. Sì, e c'ho una targhetta su casa che stava a Gibiera all'epoca. Senti, però tu a Ballando con le Stelle ci andresti. Ma io non so ballare. No. Non so ballare per niente. Ma gioco di gambe, mi è rimasto un po', oddio, quasi 80 anni. Hai 80 anni? 76. Lo vedo Gabriella. E dove state andando, Gabriella? Da consegnare una cosa per un ragazzo che fa il compleanno oggi. Mi pare giusto. Stavo parlando con Mario e stavamo ricordando una serie di circostanze. Bei tempi, eh. Che parliamo minimo di 45 anni fa. Diciamo di te sul ring. Sì. Anche 50. Ma tu non sei, lo hai già raccontato, cittadino di Miani, ma sei di? Trasteverino. Quale Trastevere? Vicolo Moroni, Trastevere, vicino a Ponte Sisto. Quindi quella, la parte diciamo più nota di Trastevere, perché c'è anche quell'altra, sì. Dove c'è Santa Cecilia che diciamo è più nascosta. Nel carcere di Ginacelli. Via dei Riari, insomma, via della... Via della Lungara, sì. Via Garibaldi. Già via Garibaldi diciamo è più nobile come via. No, ma insomma, il paraculo lo trovi pure lì. In via Garibaldi. Sì. Dove c'è il bar Settimiano. All'angolo, sì. All'angolo. E qual è la tua sensazione del mondo della box oggi? Hai sentito che non c'entra con la box che Pelé sta poco bene? Sì, quello mi dispiace, quello sarà un grande campione del calcio perché ricamava con i piedi il pallone. Ricamava con i piedi il pallone, sì, sì. Bellissima definizione. Beh. E invece del mondo della box? Oddio, nel mondo della box mi sono un po' distaccato perché non c'è un pugile che mi soddisfa, non lo so. Anche, ma più che altro non dipende dai ragazzi, dipende da chi li allena. Non ci stanno più allenatori di una volta. Vedo tante volte dei match che portano scarpate, s'ammucchiano. Non è una volta che schivavi, rientravi, era un ricamo anche il pugilato. Anche che era uno sport aggressivo, però è una nobile arte davvero. Quindi Enea Guarnacci non c'è più, te lo ricordi Enea Guarnacci? Enea Guarnacci cerca Altidori Artemio e gli dice che gli risponde sono contento nei mostri. E sono contento con i palloncini. Con i palloncini alla fine. Beh, io ho passato tra dilettante e professionista in nazionale sui 78-82 combattimenti. Ancora un po' ragiono. Perché era un tecnico più che altro. Perché la box può fare male anche alla testa, al cervello. È lì che fa male. E quindi Artemio... Artemio era arrivato. Era Dognazzi. Era Enea Guarnacci. Sì, sì. E invece Artemio Artidori di Ladispoli era Gasman. Gasman. Che come faceva? Sono contento. E sono contento. Un abbraccio, ti voglio bene. Grazie Mario. Fulvio, grazie. Buon Natale. Grazie Gabriella, ciao, buon Fulvio, Natale, incombe il Natale. Sì. Come no? Ciao. Se non ci vediamo anche buon anno. Non ci vediamo. La miseria. Teledurruti.